Ma che campionato, incerto fino alla fine, con gli abruzzesi ad inseguire la vetta dei due gironi. Nel raggruppamento blu la netta vittoria per 3-0 dell'Impavida contro Sabaudia passa in secondo piano rispetto alla sconfitta interna della capolista Catania. Il primo posto è a sole due lunghezze. Gli ortonesi tornano così padroni del loro destino. Senza passi falsi domenica prossima a Bari, i biancazzurri potranno giocarsi nell'ultima di campionato in casa proprio contro i siciliani la finale promozione diretta senza passare per i play-off. La società ci crede e vuole rispettare l'impegno preso ad inizio campionato. Siamo pronti ad affrontare eventuali play-off o eventuale primo posto. Poi l'ultima partita con Catania ci teniamo sempre a far bella figura. Passando al girone bianco è stata una domenica favorevole anche per il Pineto che, approfittando della sconfitta del Fano, si avvicina al primo posto, ora ad un solo punto. Non fa storia il tradizionale 3-0 che Calonico e compagni hanno rifilato alla San Giustino. I ragazzi hanno saputo gestire le fatiche fisiche e mentali dopo la vittoria della Coppa Italia. Dobbiamo stare concentrati, attenti, impegnarci tutti i giorni come stiamo facendo, quindi non posso dire che grazie ai miei ragazzi.